Anita lascia la casa del Grande Fratello. Alessio si lascia andare ad una rivelazione importante in merito al rapporto con la Gieffina. Il pubblico ha deciso. Anita Olivieri ha lasciato la casa del Grande Fratello. L'edizione corrente non ha suscitato molto coinvolgimento. Complice sicuramente il tentativo disperato della produzione di creare dinamiche forzate tra i coinquilini. Al contempo, la stessa tendenza dei partecipanti di lasciarsi andare a discussioni e rapporti interpersonali futili, ha contribuito ad allontanare ulteriormente i telespettatori. Il Grande Fratello conquista comunque ottimi ascolti, ma non ha prodotto la curiosità associabile invece alle stagioni passate. Tra le dinamiche apprezzate, relativamente, non possiamo non citare la love story tra Mirko e Perla, prima divisi da Greta, poi per un periodo da Alessio. A proposito di quest'ultimo, nelle ultime settimane la new entry ha sviluppato un interesse importante per Anita Olivieri. In pochi si sarebbero mai aspettati di assistere ad una storia d'amore tra due gieffini così distanti l'uno dall'altra. Alcuni hanno sostenuto che Falsone fosse in realtà interessato a Perla. Eppure, una semplice conversazione nel giardino della casa sembra che abbia scatenato l'impossibile. I due si sono baciati, nascosti dalle lenzuola, e il pubblico ha gridato allo scandalo. Quasi nessuno crede al reale interesse di Olivieri nei confronti di Falsone, tranne il diretto interessato, il quale si è lasciato andare ad una dichiarazione d'amore in piena regola. La dichiarazione d'amore di Alessio Falsone per Anita Olivieri. Alessio Falsone ha spiegato ai suoi compagni di viaggio come sia nato il sentimento nei confronti di Anita. Ha raccontato di aver parlato a lungo con lei, soprattutto di cinema, e di aver riscontrato diversi punti in comune. Non l'ha colpito tanto fisicamente, quanto mentalmente. A primo impatto ha riconosciuto che si trattasse di una bellissima ragazza, ma si è trattato di un commento fine a se stesso. Il dialogo e il confronto l'hanno portato a credere, in un secondo momento, che la gieffina potesse davvero completarlo a livello sentimentale. Ho delle buonissime sensazioni, ha ammesso Falsone, e la persona più simile a me che io abbia mai conosciuto. La vedo la complice giusta. Il gieffino ha fatto riferimento alle personalità forti di entrambi, un'indole che impedirà ai due partner di scendere a compromessi e di soffrire per i comportamenti dell'altro. Io non avrò mai potere su di lei e lei non avrà mai potere su di me, ha chiarito, c'è troppo amor proprio.